Nel Vangelo di oggi, preso da Giovanni, al capitolo primo, dal versetto 19 e seguenti, leggiamo: questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò: io non sono il Cristo. Giovanni Battista appare alle persone del suo tempo come una luce improvvisa nella storia di Israele. Vive nel deserto, ma la sua parola risplende come fuoco e attira le folle. Tutti si domandano se non è proprio lui il Messia atteso. Anche i capi religiosi vogliono capire e mandano sacerdoti e leviti per interrogarlo. Tu chi sei? Giovanni Battista risponde alle domande sulla sua identità sempre con un no. Non è il Cristo, non è Elia, non è il profeta atteso, non è la luce, ma si è lasciato illuminare da essa. Non è la parola, ma ne è la voce. Gesù non è ancora famoso e Giovanni già lo pone davanti a sé, spostando l'attenzione dalla sua persona a quella del Cristo. Giovanni non si fa protagonista, non segue l'affermare se stesso, è umile e dice a tutti: solo Gesù salva, sottraendosi alla tentazione di prendere il posto di Cristo. Leggiamo ancora nel Vangelo: lo interrogarono e gli dissero: perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Giovanni rispose: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Giovanni prepara l'incontro con uno che è più grande di lui, con Gesù, che solo può salvare.